Pensiamo di non sbagliare quando affermiamo che la 500 sia una delle operazioni di redesign meglio riuscite degli ultimi anni. Adesso però anche per lei è arrivato il momento di aggiornarsi. Nessuna rivoluzione però, il design è già un successo così com'è, ma tante piccole novità per darle un aspetto più fresco, giovanile e soprattutto moderno. Tra gli elementi che sono stati maggiormente modificati troviamo senza alcun dubbio i gruppi ottici. La forma è rimasta la stessa, ma sono ora inseriti in una nuova struttura che garantisce una migliore visibilità e una maggiore profondità. Anche le luci diurne sono state aggiornate con la nuova tecnologia LED e una forma che ricorda da vicino lo zero del logo 500. Come potete vedere però le modifiche maggiori sono state fatte sui gruppi ottici posteriori. Adesso la forma è rimasta più o meno la stessa, ma è cambiata la tecnologia che compone il faro e possiamo trovare una continuazione della carrozzeria esattamente al centro del faro, una soluzione che Fiat ha definito quasi come un tatuaggio luminoso posto sulla carrozzeria della nuova 500. Come detto, lo stile è quello di sempre e le dimensioni sono praticamente invariate. Cambiano dettagli come il baffo cromato posteriore oppure le forme del fascione frontale, senza dimenticare il nuovo disegno dei cerchi in lega da 15 o da 16 pollici e una lunga serie di altri dettagli, piccoli ma fondamentali. Gli interni hanno fatto forse il cambiamento più evidente. Il design è stato aggiornato secondo i dettami della produzione più recente della casa, unendolo ad un pieno di tecnologia e a dei sedili ergonomici molto comodi, con sellerie personalizzabili di ottima qualità. Prima di mettere in moto, però, non possiamo non parlare del nuovo sistema di infotainment Uconnect, senza alcun dubbio una delle novità più importanti della nuova 500, soprattutto perché ora questo sistema, oltre al display da 5 pollici, può anche godere dei servizi di Uconnect Live, che gli consente di collegare via Bluetooth il telefono direttamente al sistema e attraverso questo collegamento utilizzare alcune app molto famose come Spotify direttamente sullo schermo del sistema. In questa prima prova su strada ci siamo messi al volante del modello con motore Twin Air da 85 cavalli, che si è comportato piuttosto bene. Un'unità rifinita e modernizzata, che ora può vantare una potenza ed uno scatto all'altezza della 500. Insieme a questo troviamo il medesimo motore con potenza da 105 cavalli e il 1200 da 69 cavalli, disponibile anche in versione B-Fuel. Per i diesel abbiamo invece il 1300 Multijet da 95 cavalli. L'assetto della vettura ha ora un ottimo equilibrio, rigido a sufficienza per affrontare le curve anche a velocità più sostenute, il tutto senza toccare il listino. La nuova 500 infatti parte ancora da 13.600 euro per la berlina e da 17.100 euro per la cabrio.